Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Benvenuti ad una nuova puntata di Ricette per Vivere Bene. Oggi cuciniamo il grano saraceno, un'insalata di grano saraceno con limone, tofu, piselli e carciofini. Adesso sì, ho mischiato dopo, non c'è problema, dopo poi li vediamo nella ricetta. Siamo con Lena Tritto, che è consulente di alimentazione secondo la medicina tradizionale cinese. Tanti di voi la conoscono già, sì. Ha cucinato tante volte per noi in questa nostra rubrica. Quindi bentornata Lena. Grazie. Siamo ad Itinere, che è un centro servizi culturali a pochi chilometri da Parma, ma già in provincia di Reggio Emilia, e quindi ringraziamo per l'ospitalità. Qui tra l'altro tu, Lena, spesso tieni dei corsi. Sì, infatti facciamo sempre il ciclo dedicato alle stagioni, facciamo degustazioni a tema di carattere stagionale parlando della medicina cinese, e poi facciamo corsi di cosmesi naturale, aperitivi a tema, sì, è un luogo che frequento molto volentieri. Tante questo. Attività. Parlavi di stagione, la ricetta di oggi è una ricetta proprio primaverile. Assolutamente primaverile. Tra l'altro che contiene il carciofo, che come poi tu ci spiegherai, è una verdura molto importante in questo sì. periodo dell'anno, che ci aiuta a depurare il fegato, giusto? Infatti, mentre cominciamo, la prima operazione da fare subito, dopo aver sciacquato il grano saraceno, che è un cereale, anzi è un non cereale perché appartiene a, sono semi di una pianta della categoria, della famiglia delle poligonacee. Ecco, questo cereale o pseudo cereale, come si dice in termine tecnico, è completamente privo di glutine. Ecco, infatti quella di oggi tra l'altro è una ricetta che tra l'altro è anche senza glutine. Una ricetta, diciamo così, fra virgolette, tollerante. Allora, dopo aver sciacquato in un colino il cereale, lo mettiamo in pentola o in padella, come ho fatto io in questo caso, e lo tostiamo leggermente. Mm-hmm. L'operazione di tostatura serve per rendere il cereale più digeribile e anche per dargli un sapore vagamente di nocciola, e lo sentiremo poi noi in studio. Sono più appetitosi, no? Sì, i cereali o i semi se vengono tostati. Però sono anche più digeribili perché la tostatura modifica gli amidi e li rende appunto, come dicevamo prima, più facilmente digeribili. Quindi questa è una modalità che usiamo spesso nella cucina per i bimbi molto piccoli. Senti, perché non ti conosci mentre fai questa sì. operazione, tu tra l'altro ti sei diplomata presso la scuola Tao sì. di Bologna, abbiamo scritto qua. Sì, infatti, è targato il grande. Insomma, è una lunga esperienza, appunto come dicevamo prima, di consulente, no? In alimentazione. Sì. E anche di docente presso questa scuola, io appunto insegno dietetica secondo la medicina cinese, e mentre facciamo questa ricetta vi darò qualche pillola di medicina cinese legata alla primavera. Sì, è molto molto interessante la medicina tradizionale cinese, e dà sempre degli spunti che ci possono aiutare tutti quanti nella, ecco, dobbiamo nella fare attenzione quando tostiamo il cereale a non allontanarci dal fornello, perché è un'operazione veloce ed è un attimo bruciare tutto. Questo lo dico per esperienza, perché ogni tanto mi distraggo, magari vado a rispondere al cellulare o a guardare la posta. Ecco, questo no, non fatelo in questa fase, no, anche perché sono veramente pochi minuti. Sì. E poi va girato come fai tu adesso. Sì, va tenuto mescolato continuamente. E non hai messo né olio a secco. Niente. La tostatura va fatta senza nessun tipo di grasso. Ecco, quando cominciate a sentire un profumo come di nocciola, ci siamo. E infatti adesso ancora due girate, e a questo punto lo trasferisco nella casseruola dove poi lo andrò a cucinare e dove andremo poi ad aggiungere anche il brodo. Ecco, qui cosa c'era già dentro? C'era già un goccino di brodo nel mentre, e adesso andremo invece ad aggiungere il brodo necessario per la cottura. Questo è un brodo vegetale perché siamo in primavera e abbiamo bisogno di depurare, quindi non faremo
una preparazione che prevede l'uso di proteine animali, proprio perché nel momento della primavera l'organo protagonista è il fegato, come dicevi prima tu, e il fegato ha bisogno di alimenti che lo depurino. Di solito questi alimenti, come vedete qui, sono di colore verde e abbiamo qui questo carciofo bello maestoso, l'ho portato con le foglie perché il principio attivo è contenuto soprattutto nelle foglie. Quello che noi mangiamo è il fiore. Sì. Anche il gambo può essere utilizzato in cucina, sì, perché basta pelarlo ed è dolcissimo, sì, e lo si usa, sì, nei fondi, per esempio, per preparare i sughi o nelle zuppe o nelle minestre. Le foglie invece è molto difficile mangiarle perché sono amarissime e quindi è bene le foglie utilizzarle invece come rimedio erboristico, quindi si possono fare essiccare, okay, e con queste foglie si fanno delle tisane depurative molto efficaci. E questo è un modo, ovviamente, se facciamo questa operazione il carciofo deve essere come questo, biologico, perché sennò sulle foglie si depositano tutti i pesticidi e sostanze varie che non farebbero molto bene al nostro fegato. Allora, nel mentre andiamo avanti con la ricetta, sì, il nostro... Un attimo solo che devo alzare il fuoco. Deve bollire un pochino, deve sobbollire. Deve sobbollire, lo facciamo cuocere e andiamo avanti con 25-30 minuti, giusto il tempo di questa trasmissione. Adesso invece andiamo a preparare il tofu, che aggiungeremo alla fine della preparazione in questa insalata. Il tofu io l'ho già tagliato a cubetti e adesso lo andiamo ad insaporire. Sì. Per insaporirlo abbiamo qui del succo di limone, a cui facciamo una sorta di vinaigrette, di condimento, andremo a mettere la sua buccia, quindi il limone utilizzato è comunque un limone biologico, perché sennò la buccia non può essere usata. E a questo andremo ad aggiungere un pochino di peperoncino, perché un po' di sapore piccante è estremamente utile per muovere l'energia, che è un'operazione da fare in questa stagione, un pochettino di origano e la salsa di soia. Allora, se abbiamo bisogno della salsa di soia senza glutine, questo è lo shoyu che contiene la farina di grano. Dobbiamo andare a chiedere il tamari, perché il tamari è invece soltanto fagiolo di soia, sale e acqua, ed è l'unica che può essere utilizzata da persone che hanno problemi di intolleranza al glutine o che hanno invece una vera e propria celiachia e quindi una patologia. Aggiungiamo anche un goccino d'olio extravergine. Ecco, e con questa marinata, con questa emulsione, andiamo a condire il nostro tofu e lo lasciamo lì a riposare e dopo arriverà il suo momento per entrare in scena e completare. Ecco, il tofu ha bisogno di questi sapori forti perché è molto delicato, sì, e quindi mangiato tal quale può essere un'esperienza anche un po' triste, come è successo a me la prima volta tanti anni fa che ho mangiato il tofu pensando che fosse formaggio vegetale e invece no, sa solo vagamente di fagiolo, è un ottimo ingrediente però ha bisogno di essere lavorato e accompagnato. Soprattutto se l'hai messo nelle insalate, sì, perché può essere usato al posto del, sì, per esempio del formaggio. Però non ha il sapore del formaggio, no, ecco, no, questo lo dobbiamo sapere. Allora, mentre cuoce, sì, il nostro cereale, noi andiamo avanti con gli altri ingredienti, sì, che ci servono. E un altro ingrediente tipico della stagione primaverile sono i piselli. Allora, il sistema del fegato per la medicina cinese ha tante corrispondenze. Una di queste, oltre la stagione, che è quella della primavera, è il colore, è il verde, perché il verde è il colore tipico della primavera e di tutte le cose che nascono e crescono. Quindi usiamo questi piselli novelli e li mettiamo in pentola, anzi in padella in questo caso, un goccio d'olio e prepariamo, questo è un cipollotto, con la sua parte verde. Ecco, la parte verde in parte la utilizziamo per la cottura dei piselli, per fare il fondo di cottura. La parte verde più bella invece la teniamo perché poi la useremo per la decorazione. E adesso invece tritiamo il cipollotto, che come dicevo prima andrà a fare da fondo per la cottura dei piselli. Il cipollotto è un'altra verdura molto utilizzata nella cucina cinese, tant'è che è la decorazione principe di tutte le preparazioni gastronomiche. Noi usiamo mettere il prezzemolo per la decorazione, invece in Cina si usa mettere l'anello di cipollotto, quindi il verde, perché il cipollotto con il suo moderato sapore piccante favorisce la digestione e muove l'energia.
Questo piatto potrebbe anche essere un piatto unico, è molto completo. Sì, assolutamente. Cioè, questo è un piatto che... C'è anche la proteina vegetale in questo caso. Beh, un piatto oltretutto anche vegano, abbiamo detto senza glutine. Ah sì, effettivamente... Non proprio perché in questa stagione, per aiutare il sistema del fegato a risorgere, come fa l'energia primaverile, abbiamo bisogno di cose tendenzialmente vegetali. Non a caso in tutte le culture la primavera è il momento della depurazione anche dal punto di vista religioso. Pensiamo alla nostra quaresima, è proprio un momento a favore non solo dello spirito ma anche del nostro corpo. E questi consigli che ci dai riguardano tutta la stagione nella sua interezza, in particolare la fase iniziale, quella che... No, tutta la stagione nella sua interezza, che però, per essere precisi, per la medicina cinese è una scansione leggermente diversa, è anticipata. Ecco, adesso versiamo i piselli. Abbassiamo un po' il fuoco perché sennò rischiamo di fare un danno. E adesso facciamo cuocere i nostri piselli, che sono freschissimi, quindi non avranno bisogno di un lungo tempo di cottura. Mettiamo un pizzico di sale. Ricordo che il sale sarebbe bene utilizzarlo sempre sale marino integrale, come vedete poi scritto nella grafica che uscirà con gli ingredienti della ricetta. L'altra cosa che dobbiamo preparare per completare questa ricetta sono i carciofi. Sì. Allora, vedete come sono bellini? Questi sono carciofini, quelli che se andate dal fruttivendolo si chiamano appunto carciofina, cioè quando il carciofo ha finito di produrre queste cose meravigliose restano i capolini piccoli, che si chiamano appunto carciofina, che sono quelli che vengono poi messi sott'olio, che sono buonissimi, come costosissimi, perché ci vuole molto tempo a pulirli. Io ho già provveduto alla pulizia, perché in 25 minuti non potevo farvi anche la piccola scuola di cucina per la pulizia del carciofo. Le foglie esterne, queste sono freschissime e molto, molto teneri, quindi potremmo anche mangiarli crudi, ma in questo caso noi gli faremo una breve scottatura. Anzi, preparo già la pentola. Allora, solo un attimo, che ho dovuto togliere la parte interna, come si toglie nei carciofi, no? Quella barbetta. No, perché non c'è. Qui non c'è. Perché sono talmente freschi. Scusate un attimo, perché il mio rapporto con la tecnologia è sempre drammatico, ma ce la possiamo fare. Allora, facciamo un trasbordo. Intanto il nostro cereale sta cuocendo, con calma. Qui ho preparato l'acqua per la cottura dei nostri carciofi. Quest'acqua andrà acidulata con un pochettino di aceto, così i carciofi mantengono la loro croccantezza e anche il loro colore. Che aceto bianco? Aceto bianco di vino, però possiamo usare anche l'aceto di riso e anche l'aceto di mele, poi con quello che avete in casa. L'avvertenza è usarlo bianco, perché così non andiamo a cambiare il colore dei carciofi. Sì. Aromatizziamo questo brodo di cottura con un pochino di aglio, perché aglio e carciofi vanno molto d'accordo come sapore. E adesso io procedo al taglio dei nostri carciofini e a metterli poi in cottura. Ecco, queste preparazioni vedete che sono tutte successive una all'altra, quindi mentre il cereale cuoce, noi, scusate, un po' perché di organizzazione qui, si riesce a fare una ventina di minuti. 25, il tempo nel mentre che cuoce il cereale riusciamo a fare tutte le operazioni. Sì. Allora, questo si è spento, nel frattempo va bene? Sì, adesso va bene così, perché poi dopo la pentola ci serve per fare un'altra preparazione, e io vado avanti col taglio dei carciofi, che sono veramente minuscoli queste. Ci dai qualche altro consiglio per come bisogna mangiare in questa stagione? Hai parlato... Allora, in questa stagione sarebbe bene, per far riposare il nostro fegato, limitare l'uso per esempio del glutine, come prevede questa ricetta. Quindi è un ottimo momento per le cure depurative, questo arrivo subito con gli ultimi, e per intraprendere anche delle diete dimagranti, proprio perché il nostro corpo in questo momento è proprio fisiologicamente predisposto a lasciare andare. E quindi sarebbe un ottimo modo per assecondare questo ritmo stagionale. Tra l'altro, molte persone soffrono del passaggio di stagione. Sì. E quindi magari mancanza di energie, problemi di questo tipo. In quel caso? Ecco, in questo caso bisognerebbe capire per queste persone cosa è successo nella stagione precedente, perché è tutto circolare.
dappertutto, in tutte le culture, ma soprattutto nella cultura medica cinese. Quindi se durante l'inverno abbiamo speso molte energie, quando invece durante l'inverno avremmo dovuto fare come fanno un po' gli orsi, andare leggermente in letargo, e invece noi questa cosa non l'abbiamo fatta, è molto probabile, se ci siamo comportati in questo modo, poco in sintonia con l'energia profonda dell'inverno, che la primavera ci veda un po' in affanno. E quindi la stanchezza che noi leghiamo alla primavera molte volte invece nasce nella stagione precedente. E quindi bisogna che ne facciamo tesoro per la prossima, per l'anno successivo, pensare di riposarci un po' di più. Però c'è qualcosa che ci può aiutare comunque a livello Sicuramente ci può aiutare un'alimentazione più leggera, più pulita, più vegetale. È quello che stavo spiegando prima. Ecco, questo sicuramente ci può essere davvero di grande aiuto. Intanto che finiscono di sbollentarsi i carciofi, prepariamo anche un pochettino di prezzemolo, perché ecco l'altra erba aromatica che si accompagna perfettamente ai nostri carciofi è il prezzemolo. Se pensate per esempio ai carciofi ripieni, se pensate alle frittate con i carciofi, il prezzemolo è sempre presente, o ai carciofi fritti, che sono un altro piatto golosissimo che può essere consumato ogni tanto. Senti, ma il grano saraceno è una cottura assorbimento? Sì, si sta assorbendo pian piano. Adesso non so se nel tempo che ci concede la trasmissione si assorbirà completamente, ma dovrebbe riuscire. Nel frattempo i nostri carciofi sono pronti, quindi li scoliamo e li mettiamo in una ciotolina e poi andremo a condirli con un po' d'olio. I nostri piselli sono pronti anche loro e adesso dobbiamo recuperare la padella per fare l'ultima operazione, che è quello di far saltare il tofu. Sì, adesso mi sposto subito. Il tofu che abbiamo messo a marinare. Non c'è neanche bisogno che sciacquiamo la pentola, perché comunque viene messo tutto insieme, anzi risulta ancora più saporito. Ancora un goccio d'olio, pochissimo. E adesso facciamo leggermente rosolare il tofu. Ecco, sentite come sfrigola. Guarda che si è spento il grano. Ecco qua il nostro tofu, che dobbiamo fare attenzione perché quando si utilizza l'induzione il salto non può essere fatto, perché sennò si spegne. Infatti adesso ci rimettiamo di qua. Che si riscalda velocemente. Ecco, qui stiamo facendo fare la nostra crosticina al tofu. E abbiamo tutti gli ingredienti pronti per poter andare a comporre il piatto. Sì. Nel mentre il nostro grano saraceno sta cuocendo e siamo quasi alla fine della sua cottura, adesso vediamo si è un po' gonfiato. Sì, ovviamente. Comunque dicevi, è un finto cereale, è una leguminosa, giusto? È un seme di questa pianta, però di fatto poi noi lo utilizziamo come chicco e quindi è diventato di fatto un cereale come... Intanto recupero la ciotola per fare il condimento di tutto. Scusate. Secondo la medicina tradizionale questo tipo di piatto è consigliato a pranzo, a cena? Può essere utilizzato sia per il pranzo che per la cena. Diciamo che la sua natura termica, perché questo è un altro concetto molto importante di medicina cinese, è comunque tendenzialmente rinfrescante, perché sono rinfrescanti le verdure che abbiamo utilizzato, è fresco il tofu. Ed è fresco anche come natura termica il cereale, il nostro grano saraceno, che è peraltro molto gustoso, poi non scuoce ed è questo ha fra l'altro anche un ottimo pasto da portare al lavoro. Quindi si può consumare anche freddo? Si può consumare anche a temperatura ambiente, sì, o comunque leggermente tiepido. Allora, adesso che sono pronti tutti i nostri ingredienti, andiamo a condire i carciofi con un pochettino di prezzemolo. Togliamo lo spicchio d'aglio che non ci serve, aggiungiamo del buon olio extravergine d'oliva se avete la possibilità, questo è un olio umbro molto intenso come sapore, quindi mescoliamo i carciofi, il nostro non ha assorbito completamente però soprattutto per gli infortuni che abbiamo avuto nell'accensione del cotto. Quindi 25, ci aiutiamo 25. con
ci aiutiamo con questa paletta forata. Ecco, un'avvertenza, se vi dovesse capitare di sbagliare la quantità d'acqua, invece non dovete gettare l'acqua di cottura, perché è molto ricca di principi nutritivi che sono stati rilasciati dal seme in cottura. Quindi quest'acqua la potete utilizzare poi per la preparazione di un brodo o per la preparazione di una zuppa. Che fra l'altro questo brodo, oltre che essere ricco di principi, è anche ricco di sapore. E quindi varrebbe proprio la pena riprenderlo per... Quindi allora, ho usato uno scolapasta, ma fatto in questo modo. Fatto in questo modo, quindi adesso andiamo ad aggiungere tutti gli ingredienti per il condimento e poi dopo lo andremo ad impiattare così i nostri piselli. Ricapitolando, il grano saraceno, il tofu, i piselli saltare, e i nostri carciofini, che è l'ingrediente principe della ricetta e della stagione, no? Per come ci hai spiegato. Ecco, vedete che anche il colore è verdissima questa ricetta. Una ricetta verde, anche la che più verde, verde non si può. Sì, la ciotola verde è capitata vera. Così, ma adesso poi lo metteremo nel piatto per condirlo. E dovete semplicemente mescolare tutti gli ingredienti per fare in modo che tutto sia distribuito uniformemente. Alla faccia di chi pensa che mangiare sano non sia goloso. E adesso lo impiattiamo anche così. Questo piatto è decisamente invitante anche da vedere. Il piatto, ecco, nel suo colore, perché anche, noi mangiamo anche con gli occhi, con tutti i sensi, oltre che con la bocca, col senso del gusto, però anche la digestione comincia già ad attivarsi con la vista. Ecco, questo è il nostro piatto. La nostra insalata. La nostra insalata. Di grano saraceno. Sì, con il tofu al limone e i pisellini. E i carciofi. E i carciofi, sì, i carciofi, sì. Mi stavo dimenticando, ho quasi una... Era così. Mania per... L'abbiamo ricapitolato un attimo, tanto ecco, l'abbiamo detto tante volte. L'ultima cosa che vorrei dire alle persone che ci stanno guardando, non abbiate timore dei carciofi, basta saperli maneggiare ed è molto semplice pulirli, solo che molte persone si frenano dall'acquistare il carciofo pur amandolo moltissimo perché hanno paura delle spine. Però esistono anche i carciofi senza spine, cioè per chi proprio questo. Sì, o se no potete venire a uno dei miei corsi dove durante la primavera i carciofi sono sempre presenti e faccio sempre un po' di scuola di cucina, però solo carciofi con le spine, perché ho una vena un po' sadica. E quindi... Vabbè, meglio essere punti, ma non rinunciare a questo sapore buonissimo che io li amo tanto. Grazie a Elena Tritto. Grazie a voi per avermi ospitato ancora questa volta e grazie a tutte le persone che ci stanno guardando. Anche da parte mia, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Buona serata. E buona primavera. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek.